Parlavamo di, abbiamo detto sicuramente le donne sono importanti, però ecco con orgoglio adesso difendiamo un po' la categoria, vediamo il prossimo premiato. Io ho raccolto un testimone importante, non ho fatto altro che confermare quello che di buono avevano fatto sia mio nonno che mio padre, quindi puntare sempre sulla qualità, sull'accoglienza, sul riconoscere i clienti, svegliarsi presto la mattina, quindi quei valori trasferiti dai miei genitori ho cercato di valorizzarli ancora di più e forse è l'unica cosa che ho fatto, ma anche considerando un po' i tempi ho cercato di dare un po' uno sviluppo più internazionale, cercando di far conoscere Marinella non solo a Napoli in Italia ma anche all'estero. Piacere di invitare al tavolo Maurizio Marinella. Maurizio Marinella ha il merito di aver conservato per oltre 100 anni la tradizione dello storico brand Marinella, mantenendolo allo stesso tempo vivo e accattivante. Ha reso iconica la sua cravatta al punto da far venire a Napoli clienti da tutto il mondo, VIP e non, solo per il piacere di vivere uno stato d'animo. Questo lo ha fatto diventare un vanto per i milioni di italiani che vivono nel mondo. Grazie. Insomma, questa di Marinella è una storia vera. Io la utilizzo questa frase perché insomma qualcuno l'ha detto prima di me, ma è perfetta. Ma è una storia di un miracolo. Io mi sento di dire questo, un miracolo perché è nato 108 anni fa, chiaramente non io, quindi mio nonno. Un miracolo perché arriviamo alla quarta generazione, liceo Alessandro. Un miracolo perché è nato ed è rimasto a Napoli, dove tutto, se in tutto il mondo è difficile, a Napoli è ai confini della realtà. E però noi continuiamo perché ci teniamo molto al senso di appartenenza, trasmettere una bella italianità, ma trasmettere anche una bella napoletanità. È un miracolo perché il tutto è in 20 metri quadrati e perché facciamo una cravatta, che le cravatte si mettono un po' di meno. Quindi insomma è una sfida che continua. Noi ci sentiamo orgogliosi perché negli anni siamo arrivati non solo con le cravatte, ma comunque al collo dei personaggi più importanti del mondo, tutti i presidenti della Repubblica, dalla famiglia Kennedy in poi, tutti i presidenti americani, e poi Macron, il Carlo d'Inghilterra, 4 anni fa è venuto a scegliere le cravatte nei nostri laboratori, scegliendo le cravatte del 1947, che è l'anno di nascita. Insomma, per noi è un grandissimo motivo d'orgoglio. Nel 2017 siamo stati scelti come unica azienda italiana a esporre al MoMA tra 150 prodotti iconici, articoli iconici della moda, e noi eravamo l'unica azienda italiana, siamo stati 7 mesi presenti al MoMA. E poi chiaramente grandi riconoscimenti, io sono stato anche nominato nel 2011 Cavaliere del Lavoro, che per me è stata un'emozione fantastica. Quindi insomma, trasmettere Napoli, una bella Napoli, una Napoli che lavora, una Napoli che si impegna, una Napoli che si sveglia tutti i giorni alle 5:30, perché noi apriamo il negozio, e questa è un'antica tradizione, alle 6:30, proprio perché per noi l'accoglienza è importante riconoscere i clienti, coccolari, offrirgli anche la sfogliatella e il caffè, perché noi spesso e volentieri risolviamo tutto con il mangiare, quindi insomma va bene così. Quindi continuiamo. Per adesso sono 108, ma insomma si prevede ancora altri anni. Maurizio, la cosa che è bella, noi non premiamo eccellenze come azienda, noi premiamo persone che danno lustro e orgoglio agli italiani che sono residenti all'estero, sono loro che lo segnalano. Adesso voglio far vedere una clip simpatica, perché probabilmente tu vedi il momento che vendi la cravatta. Sì, e dopo vi devo dire un aneddoto che vi farà sorridere, sì. Ma è assolutamente vero. Noi invece una cosa che ci ha colpito, che adesso vedremo nel video, vedremo come reagiscono poi le persone con le tue cravatte. Sì. Perché, ecco, vediamo un attimo il video e poi lo commentiamo. Sì.
un anno, il primo anno a New York, patrimonio italiano, ha pensato di omaggiarla con un simbolo non della... poteva che essere una cravatta marinella. Cioè, l'ho regalata al sindaco quando è venuto a trovarci. Non è la stessa, credo. Proprio simbolo della cultura italiana nel mondo. E quindi tanti auguri da parte di tutti gli italiani. Grazie. Poteva non omaggiare. Grazie, grazie. E andare in Italia e forse pure importarla qui. Console generale d'Italia a New York, con il presidente del FIAO, una delle federazioni più numerose di italiani all'estero. Ed ecco, racconta. Beh, ma sono molto ben rappresentato da te. Che sì, grazie. Che vai, no, però la cosa bella è che vedi, racconta che l'aveva avuto anche il sindaco di New York. Certo. E veramente loro, vedi l'entusiasmo, sembrano i bambini con veramente la. Ma io devo dire, e questa è una cosa che notiamo sempre di più, quando noi offriamo una nostra cravatta o qualcuno regala una nostra cravatta, beh, negli occhi della gente si accende una luce particolare. E è questo che volevo far vedere, quella è la cosa bella. Quindi, sì. Come racconta anche il sindaco di New York, l'ho data al sindaco di New York la cravatta, sì. Veramente sembra che... Sì, sì, e quindi per noi è sempre un grande motivo di orgoglio. Tutte le persone che entrano in negozio da noi, quello che viene da Frosinone, ma anche quello che viene dal Giappone, quello che viene... Mi dicono tutti, dice Maurizio, quando io ho detto che venivo a Napoli, tutti mi hanno detto, vai a Napoli, mi porti una cravatta di Marinella, senza dire il colore, senza dire la fantasia. L'aneddoto che vi volevo dire, ma molto velocemente, ma vi assicuro che è vero, 12 anni fa l'agenzia di comunicazione, quella di Klaus Davi, ha fatto una serie di domande in 10 città italiane, quindi sono venuti anche a Napoli. Una di queste domande era, dice, quando ti parliamo di Napoli, qual è la prima persona che ti viene in mente? Al primo posto è arrivato Maradona, perché Maradona, insomma, non era napoletano, ma insomma. Al secondo posto è arrivato Totò, al terzo posto è arrivato Marinella, al quarto posto è arrivato San Gennaro. Quindi per me essere arrivata anche prima di San Gennaro è diciamo, è un grande motivo d'orgoglio. Chiaramente adesso mi stanno chiedendo il miracolo, ma sul miracolo io sto messo un pochettino. Però vediamo sul miracolo chi potrà provvedere, vediamo la prossima clip, così annunciamo l'ultimo premiato di oggi. Magari provvederà lui al miracolo. Ma vediamo. Alessandro Marinella rappresenta appunto la quarta generazione dello storico e prestigioso marchio Marinella. A lui è stato dato il compito ben riuscito di mantenere le tradizioni guardando al futuro. Da ambasciatore nel mondo del brand è riuscito a diffondere le iconiche cravatte anche all'estero, preservando la loro esclusiva caratteristica artigianale. Invito al tavolo Alessandro Marinella, l'ultima generazione di Marinella. Buongiorno a tutti e grazie. Io non so se sarò capace di fare il miracolo, chiaramente ce la metterò tutta. Già prendere in mano un'azienda così storica di 108 anni non è facile, fare anche il miracolo è ancora più complesso. Comunque devo ringraziare sicuramente mio padre, sono qui grazie a lui, quello che hanno fatto le generazioni prima di me. Per me ovviamente portare l'italianità e la napoletanità, in questo caso nel mondo, è una sfida sicuramente molto provante, ma altrettanto sfidante e importante. Quindi sicuramente io ce la metterò tutta. Siamo in un periodo storico complesso, dove c'è la digitalizzazione, dove adesso c'è questa situazione politica sempre più complessa a livello mondiale. Sicuramente il Covid ha influito molto anche sulle relazioni umane, dove noi abbiamo sempre spinto, dove abbiamo sempre spinto il rapporto diretto tra le persone, non abbiamo mai voluto ad esempio aprire una piattaforma online, perché ci sembrava una metodologia di acquisto troppo distante dal rapporto umano. L'abbiamo fatto anche a causa del Covid, ci sta dando delle bellissime soddisfazioni. Chiaramente posso fare tutto questo grazie al supporto della generazione prima di me, quindi ce la metterò tutta. Magari il miracolo di Marinella continuerà, va bene? Come... Grazie.